È giovedì sera, sono da poco passate le 9. Davide esce di casa per raggiungere il suo amico Cesare. Cesare sta aspettando parcheggiato qui di fronte al tribunale, a poche centinaia di metri da dove viene aggredito brutalmente Davide. E all'angolo della strada che incrocia lo sguardo del suo aggressore nasce una lite per futili motivi, forse uno sguardo dato ad una ragazza. Davide tenta la fuga verso casa. Continua a scappare, ma il suo aggressore è più veloce di lui, lo blocca qui e lo butta a terra dopo averlo preso a pugni e a calci. Questo mi sta spingendo e c'è accanto a noi, abbiamo visto tutta la scena del ragazzo che ha picchiato Davide, era da solo, quindi lui non è riuscito a difendersi, ha preso a pugni e qualche calcio e poi nel momento in cui l'ha visto che era per terra è andato via. L'abbiamo soccorso, nel momento in cui ci siamo avvicinati, i ragazzi sono scappati, abbiamo chiamato i soccorsi. L'aggressore scappa in auto aiutato da altre 5 persone, 2 donne e 3 uomini. Si cambia i vestiti per non farsi riconoscere, ma le telecamere hanno ripreso tutta la scena. Così viene rintracciato dalla polizia che dentro la sua auto trova gli abiti indossati durante il pestaggio. Rimane un grosso interrogativo in questa orribile vicenda, il perché di tutto questo. Una violenza tale da mandare in coma un ragazzo di 20 anni che ora si ritrova in un letto di ospedale in terapia intensiva a lottare per la vita. Si chiama Nicolò Passalacqua, ha 22 anni, è nato a Colleferro e ora è rinchiuso nel carcere di Catanzaro, accusato di tentato omicidio. Da 2 anni vive qui a Crotone insieme alla sua famiglia. Da qui inizia il quartiere Acquabona, dove viveva Nicolò Passalacqua, l'aggressore di Davide, con la sua famiglia. Qui al 90% sono famiglie rom. I genitori lavorano in un autolavaggio, lui qualche volta, ci dice chi lo conosce, va ad aiutarli. Lei conosce il papà di Nicolò? E che persona è? Che persone sono? Bravissime, sono tutte brave. Io non lo so come ha fatto una cosa del genere, ma sono tutte brave, guarda, credimi. Ma c'è anche chi ne parla diversamente. Queste sono le gente che campano sulle rapine, sulle... E purtroppo l'abbiamo ancora, a Crotone l'abbiamo e dobbiamo sapere. Questi sono invidiosi e ci guardano male. Sui social ostenta macchine costose e di lusso. Questi sono nervosi. Alle spalle ha un precedente penale. Anni fa sarebbe stato trovato in possesso di un'arma da taglio.